Bibisi a tutti, io sono Rubaldo e vi do il benvenuto nel mio canale. Sto dedicando la mia passione e conoscenza su questo titolo per rendere la vostra esperienza di gioco ottimale. Nel mio canale e nella sezione dedicata playlist troverete tutti i video guida da me creati per voi. Ma non finisce qui, in descrizione troverete il link di tutti i gruppi dedicati, gestiti da me e dai miei collaboratori. Vi lascio la visione del video e non dimenticatevi di lasciare un bel like di supporto al creatore, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche sui prossimi video in uscita e quando andrò in live streaming. Buona visione! Ed eccoci qua ragazzi, dopo tante ricerche, tanti sforzi, vabbè che siamo ormai vicini alla data del 6 maggio, però era necessario, ecco, portarvi questo video perché sì, qualcuno a quanto pare è riuscito ad entrare nella stazione dove presiderà il mercante leggendario e queste sono appunto le immagini che andremo a commentare insieme di tutto il tour che si è fatto all'interno della struttura. Come vedete qui c'è una specie di tour dove vediamo effettivamente tutte i vari gadget, quindi questo poster dell'uomo falena. Qua sotto si intravede effettivamente un livello inferiore che magari potrà essere reso accessibile più avanti, non si sa se con qualche patch o direttamente all'apertura appunto di questa stazione. Qui come vedete c'è la mappa appunto della Palakia con alcuni punti di interesse che possono essere scoperti, ecco, praticamente interagendo. Questi punti come vedete ci portano effettivamente al di fuori della mappa, ecco, questo punto rosso in particolare non è ancora stato scoperto, quindi si prevede forse più avanti un ampliamento della mappa, non si sa. Questo staremo a vedere. Qui invece abbiamo un evento appunto del parco giochi, potrebbe essere un evento futuro di Halloween, e poi qui abbiamo i classici banchi da lavoro. A seguire abbiamo i ticket, che sicuramente qua praticamente avremo la possibilità di ritirare i nostri ticket, quindi exangiati. Come sapete, vi ho già detto anche nei precedenti video, avremo appunto la possibilità di poter vendere le nostre armature per ricevere questi ticket riutilizzabili. Questo è uno stash personalizzato dove potremo stoccare i nostri leggendari. Si era parlato effettivamente di una patch che avrebbe rilasciato questo genere di stash, che come vedete in questo caso ci fa selezionare, diciamo, gli articoli che abbiamo, ma potremo stoccare esclusivamente i nostri leggendari. Questo ci aiuterà effettivamente a non avere molto ingombro, ecco, all'interno del nostro stash principale, ma potremo stoccare tutto in questo secondario appunto dedicato esclusivamente per i leggendari. Per questo video era veramente tutto ragazzi, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, se vi è piaciuto lasciate sempre un bel like di supporto, condividetelo con i vostri amici, ma soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video in uscita e live. Un saluto da Rubaldo e alla prossima, ciao!